L'obiettivo delle sardine che si oppongono alle violenze e alla normalizzazione dell'odio è quello di richiamare e spronare i nostri politici a muoversi in un movimento diverso, a cambiare, perché siamo stanchi di tutto questo, siamo stanchi di queste cose che si viene parlato di queste cose come se fossero normali, ma non è normale tutto quello che sta succedendo e ce ne siamo accorti, siamo tantissimi e vi ringrazio ancora una volta. Siamo importanti, noi, voi, siamo tutti importanti ed è importante che tutti noi esprimano il nostro pensiero. Non dobbiamo stare zitti, non dobbiamo farci mettere lo scotch in bocca perché noi dobbiamo avere la possibilità di parlare. E ve la sentite di cantare l'inno nazionale? E far capire che non è solo loro ma è di tutti noi? Fratelli d'Italia, l'Italia se ne sta e l'erbo di Scipio se cinta la testa, dov'è la vittoria? Siamo qua perché io, i miei amici e credo anche voi, siamo stufi. Siamo stufi di questa politica che porta avanti l'odio come mezzo per far passare un'idea. Stanchi della violenza, sia verbale che fisica. Siamo stanchi della xenofobia, del razzismo, delle logiche conflittuali che avvelenano i rapporti tra uomini e donne. Noi oggi, unendo le nostre voci in questa protesta pacifica, vogliamo dimostrare di credere che la fratellanza e i legami tra le persone sono più forti delle discriminazioni e dell'intolleranza. Oh bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai là sul montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mi seppellirai là sul montagna sotto l'ombra d'un bel fior.